Mancava il tuo vassoio con frutta e verdura? Buonasera a tutti. Sì, io sono una biologa e mi sto laureando in scienza della nutrizione proprio perché vorrei diventare una nutrizionista, proprio per questa passione per tutto ciò che riguarda il cibo, in particolare sul lato della salute e del benessere ovviamente. Proprio per questo negli ultimi mesi mi sono dedicata ad un hobby anche forse un po' particolare per una ragazza della mia età. Ho infatti un orto a casa dove coltivo diversi tipi di frutta e verdura. E credo sia un hobby molto divertente, sicuramente porta via tempo, energie e per cui serve molta pazienza, cosa a cui forse al giorno d'oggi non siamo più abituati, infatti abbiamo sempre tutto subito a portata di mano, no? Anche per il cibo, andiamo al supermercato, frutta e verdura sempre lì. Invece credo sia molto importante anche in un periodo come siamo adesso, dove si parla tanto di problemi ambientali, mangiare frutta e verdura di stagione, quindi sicuramente farlo a casa, oltre che fare bene alla salute, fa bene anche allo spirito, è una bella soddisfazione. E viva la tradizione e viva l'agricoltura. Brava Sara, la passerella è tutta tua, mi raccomando, con il vassoio in mano, brava, pomodori, melanzane e anche zucchine coltivate dalla nostra Sara Marconi in gara con il numero 13. Concentrare nella parte, trasferirsi da me su Marte. Finisco quanti valori.